Ciao a tutti, con tutte le persone che mi guardano, io sono sempre di pomeriggio vestita come se fossi la sera. Ma ragazzi, non ci fate caso, la Miki è così. Comunque, sta iniziando un vlog. Ebbene sì, questo capello, secondo voi cosa ci sta facendo qua davanti a me? Ops. Allora, no, perché ero già pronta per tagliarlo. Va bene. Sta partendo un vlog, vi stavo dicendo. Oh. Mi sono dimenticata tante cose in questo momento, mi sta venendo in mente, va bene. Comunque sta partendo un vlog in questo momento e sta partendo il vlog. Partito, ok. Allora, il vlog è partito e stiamo partendo, infatti siamo in macchina, in realtà siamo fermi all'autogrill per abbeverarci perché fa caldo. Sono le 6:15. Quindi diciamo che mi sto prepinquando però verso la serata, ragazzi, non sono le 9 del mattino, però comunque sono uscita di casa così con la gente che veramente mi sta ancora guardando, ma lasciamo perdere. Come dice mia madre Marco, ci vuole il tuo coraggio, ma io di coraggio ne ho da vendere, ragazzi, di coraggio ne ho da vendere e niente, sono vestita di paillette come potete vedere, poi vi farò vedere comunque un vestitino corto, niente di che. Stiamo andando a passare una giornata fuori casa. Stiamo passando una giornata fuori casa e quindi voi verrete con me. Ecco, cioè nel senso, tutto questo intro per dirvi... Oh, volevo posare un po' il telefono. Queste qua sono completamente lì ferme, non si muovono. Voi verrete con me, quindi go! Ok, sì ragazzi, ho meditato e mi sono accorta che ho dimenticato parecchie cosucce, ma non fa niente, noi continuiamo belli ad andare avanti. Qua c'è il marchetto, che prima non ve l'ho fatto salutare. Prima tagliere. Tu eri l'autogrill, amore. E quindi niente ragazzi, io sono sempre in questa tenuta fashion style. E, sì, allora, sì. Sono le 7:10 e siamo vicini a casa, ragazzi. Non pensate che siamo chissà dove, ma non potevamo come tempo lavorativo parlando. Quindi siamo vicini a casa, siamo vicini a casa, siamo a Viareggio, ragazzi. Siamo a Viareggio. Come si dice al casello, facciamo la vacanza al casello. Al casello di Viareggio? No, siamo al casello di Levanto, a Carodano. Siamo al casello di Viareggio e adesso andiamo a cercare... 8:20, ladricino, è un ladricino 8:20. I 20 vi do, ma gli 8 me li tengo. Amore, sto vloggando. Sì? Vloggando. Introdurre il denaro o la tessera? Denaro. Dio denaro. Allora, ragazzi... E quindi andiamo a cercare l'hotelino per andare a fare la nana stasera, così posiamo il bagaglino. Speriamo mai più. Il bagaglino posiamo e poi così abbiamo la serata libera, quindi Sunday night in Versilia, Sunday night nana. Ma che nana? Nana, in realtà stasera andiamo al concerto di Gigi D'Alessio a Forte dei Marmi. Io non so cosa dire. Andiamo al concerto di Gigi D'Alessio a Forte dei Marmi, quindi no, non possiamo vedere. Vogliamo un attimino muoverci un po' prima, così magari da mangiucchiare qualcosa o fare un aperitivo e trovare soprattutto parcheggio a Forte. Però noi poi dormiremo a Viareggio, quindi niente, ci vediamo dopo in hotel. Saluta Marchetto. Gigi. È così, è molesto. Oggi è molesto e fastidioso, ragazzi. È molesto e fastidioso.
Ma ciao, ciao a tutti, siamo arrivati nel piccolo hotelino che ci ospiterà questa notte, quindi per la nostra notte in Versiglia, notte d'agosto in Versiglia. E quindi niente, adesso vi faccio vedere un breve room tour e poi si esce a fare la movida by night, la movida by night, ok. Ok, allora si entra e praticamente sulla nostra sinistra c'è subito il bagno. Ora giro la telecamera perché sennò così mi viene male vlogare. Ok, oh, si vede di nuovo me, si vede di nuovo me con il completo del mio outfit, ragazzi. E quindi niente, c'è il bagno, ragazzi, con il lavello, la doccia e i water. Quindi questo appena si entra sulla destra a questo momento, ok? Questo è il bagno, poi si va avanti e c'è il nostro salottino con il tavolo, televisione, divano, angolo bar e terrazzo, ragazzi, terrazza. E vi faccio vedere anche un po' di tramonto, yeah! Poi si entra nella camera da letto, quindi questa è la nostra camera da letto, sempre con la vetrata sul tramonto in questo momento. E poi qua c'è una piccola cabina armadio, però dove noi abbiamo messo la valigia, insomma, con un portabiti e uno specchio, ragazzi, ciao, yeah! E quindi questo è tutto il nostro room tour, che dire. Per una notte va fin troppo bene, quindi noi adesso andiamo giù al parcheggio e prendiamo l'auto e ci dirigiamo però a questo punto verso Forte dei Marmi, anche se a me piace molto, ma molto Viareggio, però bisogna dirigerci verso Forte dei Marmi così riusciamo a prendere il parcheggio, perché poi il concerto di Gigi D'Alessio sarà proprio lì a Forte dei Marmi. Quindi niente, abbiamo deciso di trascorrere la serata là. E yeah! Andiamo! Ok, ragazzi, abbiamo parcheggiato, siamo al Forte, quindi siamo a Forte dei Marmi e stiamo per correre. Tra l'altro mio marito si è appena incazzato, ma non so cosa si incazza a fare. Perché ha parcheggiato e noi solitamente dove parcheggiamo noi per andare al concerto è gratuito alla sera, no? E invece adesso ci siamo avvicinati tra il luogo del concerto e comunque un pochettino più il centro del Forte, perché vorrei almeno prendermi un aperitivo, cioè ragazzi, una serata libera, fatemi prendere almeno un aperitivo. Quindi insomma ho detto andiamo un po' vicino al centro e quindi c'è siccome ormai siamo vecchi quindi non usciamo più di casa, cioè insomma ci siamo comunque dimenticati che c'è da pagare comunque 2 euro l'ora fino alle 3 di notte. Qua fanno pagare giustamente perché qua si vive la notte. E quindi mio marito era già lì che bestemmiava in turco. Comunque insomma adesso stiamo andando a cercare un bar, ma di solito noi andiamo sempre al solito, no amore? Se andiamo di lì arriviamo di là. Sì, andiamo amore. E quindi niente, là dietro di me il tramonto, ho appena fatto anche una stories. Ciao sole mio! Troppa mattina! E niente, quindi andiamo ragazzi, che bello, una notte al Forte! Mi mancano da morire i miei cani, la Leo non vi dico neanche niente, tra l'altro questo è sempre... Tra l'altro ragazzi questo è sempre l'orario dei cagnolini, quindi insomma io praticamente sono lì che piango e mi dispero. E Marco che mi dice di tutto, mi dice smettila! Va bene, insomma, comunque ragazzi vi porto con me, adesso ci vediamo all'aperitivo, notte giovane, notte brava, notte, stasera sono libera uscita, ha, notte giovane, notte, non so questa è la stessa canzone, ma la sto inventando adesso, comunque va bene, ciao! Aperitivando al Forte vicino Gucci. il Forte dei Marmi by night.
Ok, so, siamo andati a prendere un aperitivo. Io non ho vloggato, ragazzi. Io metterò una foto, metterò la storia. Non ho vloggato. Siamo andati comunque al Bar Principe. Abbiamo preso uno spritz, un prosecco e non ho vloggato. Ora Marco sta intestardito di andare lì a fare la coda, lo vedete, a prendere le focaccine della Vallée, che sicuramente chi bazzica in questi posti le conosce, ma noi dovremmo andare a spostare la macchina e a dirigerci verso il concerto. Invece lui è in coda, sente stardito. Comunque qui è proprio tutta un'altra realtà, negozi aperti anche dopo cena, pieno di gente, persone fiche, e insomma mi piace ogni tanto bazzicare in questi posti e far finta di essere parte di loro. In realtà ho le infradito ai piedi a 6 euro e un vestitino dei cinesi. Però al bar mi hanno fatto i complimenti per il vestitino. Mi hanno detto che bel vestitino, signora. Bene, però è dei cinesi, Wai Chou Hong, di quando andavo, penso, ancora a ballare. E le ciabattine sono 6 euro da mare. Benissimo, però insomma con la mente fai finta di essere parte di loro, di questo jet set del forte. E comunque sì, c'è tanta gente che passeggia, negozi aperti e via dicendo. Però noi converrebbe che andassimo verso Villa Bertelli. In tutto questo, l'aperitivo comunque è semplice, noi andiamo sempre lì, però ci piace, nel senso, anche perché al centro comunque non è che abbiamo tantissimo tempo di andare a scovare posti nuovi. Può essere dopo il concerto che magari, tra l'altro un ragazzo adesso mi ha chiesto se ho una mascherina da prestargli, ma non ce l'ho, cioè nel senso, cioè ce l'ho mia, non è che vado in giro. In realtà è una cosa furba andare in giro con più mascherine. Però, cioè nel senso, perché a volte te la dimentichi, anche una mia amica mi ha detto che le tiene in borsa per sicurezza, a volte se la dimenticasse una in più non fa mai male metterla. Io in realtà invece le ho portate contate, una per oggi, una per domani, però effettivamente a volte sarebbe meglio tenerla in borsa una in più, che non si sa mai. Però, cioè, nel senso, anche questo... Mi dispiace, ma io ho solo dietro la mia, l'altra l'ho messa in valigia. Comunque sì, anche se gliela davo rimanevo poi senza io. Comunque, insomma, comunque c'è pienone di gente, ragazzi. Pienone di gente, 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 gente. Gente, 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 gente. E Marco è sempre in coda, 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 coda. Coda, 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 coda. Coda? Non veramente non lo vedo neanche più. Quindi sarà entrato. Speriamo. Focaccine. Via, vale. Missione compiuta, mio marito ce l'ha fatta. Le ultime 6 della giornata di oggi, domenica 22. Sono le nostre, non ne fa più. Adesso, fino a domani. Mamma. E fin da quando sono piccola che vengo a mangiare qua. Tra l'altro guardavo le vetrine, ci sono ancora i sali a 70. Ora dobbiamo camminare fino alla macchina, spostare, cercare il posteggio vicino a Villa Bertelli. Mi si può dire come va. A dopo. È forte il sentimento che ho per te. Ok,
Ok, finito adesso il concerto di Gigi D'Alessio. E... oh, aiuto! Allora, è a mezzanotte, meno qualche minuto, sì, ha contato per 2 ore buone. E solitamente invece qui sono un po' più brevi i concerti. E niente, adesso ci dirigiamo verso la macchina, facciamo un girettino giù per il forte e poi ci andiamo a Nana, anche perché io, cioè, non so, ma non sono più abituato a sonno. E, la temperatura è calda, mi sono messa una t-shirt perché, però nel senso, si sta abbastanza bene. E noi siamo con l'infradito, no? Ve l'ho detto già prima, vedete? Con l'infradito da 6 euro. E io sinceramente gli avevo detto a Marco, ma che figuraccia con l'infradito, cioè. E lui ci fa, ma no, andiamo con l'infradito, fregatene, state di qua e di là, no? Però ero un po' così, no? Sulle, cioè, un po' di vergogna, no? Ma quello non per il concerto, ma anche proprio andare in giro, cioè così, alla sera, però forte infradito, no? Cioè, sfiga delle sfighe, uno davanti a noi, un vecchietto, praticamente che ogni persona che controllava il Green Pass, i biglietti e tutte le cose, insomma, tutti i controlli, praticamente diceva, scusatemi tanto, ma mi sono fatto male al piede, ho dovuto mettere l'infradito, se no non l'avrei messa, no? Cioè, e praticamente dietro c'eravamo noi, dietro c'eravamo noi con l'infradito, che però non dicevamo niente, ci vergognavamo ancora di più e ovviamente non ci eravamo fatti niente, avevamo messo l'infradito così per comodità. Quindi c'è, cioè, una figuraccia dietro l'altra, perché poi c'erano vari, appunto, step, no, da passare, appunto, quello dei Green Pass, quello dei biglietti, insomma. E questo tizio davanti che ogni volta diceva la stessa solfa, no? Si avvicinava tutto dispiaciuto, tutto con la voce bassa all'orecchia di questi tizi e diceva, scusate, non volevo venire con le ciabatte, con l'infradito, ma mi sono fatto male al piede, sono desolato della figura. E noi dietro, figure di merda, ragazzi. Va bene, comunque, insomma, vedete qua il mio orsetto, insomma, c'ho orsetti da tutte le parti. E quindi niente, adesso andiamo. C'è anche veramente bello. Sì, c'ho anche il mangiare bello sullo stomaco, perché lui mi ha fatto fare tutto di corsa. Infatti gli ho detto, va bene, prendo una Coca-Cola. Stavo dormendo. Allora lui dormicchiava, poi ad un certo punto sparaflesciavano fari e allora lui così, ma cioè, ragazzi, beh, io non conoscevo proprio tutte le canzoni, soprattutto certe in napoletano, però insomma è stato piacevole lo stesso, anche perché, cioè, Marco, per andare a vedere Gigi D'Alessio dovevamo andare in campagna, cioè, pensa un po', ci è venuto qui, non sarebbe mai andato. Non sarei salvata proprio per qua. Forse due balle. Ma che dici? Ma che dici? Va, Gigino! Gigino D'Alessio! Non è vero. Ora vi sparo qualche story su Instagram. Qualche storia su Instagram? Perché amore, devo ancora metterle. Gigi? Torniamo in Gigi? Non lo so, perché io non sono porco. Non so neanche se riuscirò a farmi la doccia. Gigi? Starò zozza. No, è doccetta, eh? No, mi lavo i piedi, basta. No, Gigi. Dov'è la nostra macchina? Davanti a te, Gigi. Oh, meno male. Quindi, Gigi, passa nel pezzo. Vabbè, ci vediamo dopo e vi dirò... Cioè, vedrete se vi saluterò dal letto o non so da dove. Mi sono accorta che non abbiamo vloggato nemmeno in birreria, lì dove abbiamo bevuto dopo il concerto. Adesso siamo venuti in albergo, abbiamo fatto la doccia e siamo a Nana. Quindi buonanotte. Se mi chiedete che ore sono, non c'ho l'orologio spento. Che ora è, Marco? Sono le 2 passate. Buonanotte. Notte.
notte. Ho guardato, sono le 3. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, spunti dal terrazzo. Spunti dal terrazzo. Bastati. Di qui. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, bicchiera. Chiudo il mare. Eh? Buongiorno. Adesso non posso stare qua a parlare con voi perché è tardi per la colazione, se no Marco sarà. Allora è meglio che vado a fare la pippi e che ancora fa la colazione. Però buongiorno volevo dirvelo. Ho ancora tanto sonno. Ma lui vuole andare a fare la colazione. Finisce alle 10. E sono le 10:15. Devo muovere. Non posso mica andarci in pigiama. Buongiorno. Colazione, colazione. Piscina. Papà. Buongiorno. Buongiorno.